È una generazione figa, bella gente. Poi mi sono domandato perché. Perché trovo voi 18, qui chiamiamoli trentenni, mediamente migliori di trentenni, di quarantenni, perché posso prevedere di giovani. E mi sono fatto questa domanda spesso, e alla fine sono giunto ad una risposta. Vedete, noi imprenditori dobbiamo avere una caratteristica, due caratteristiche dovrebbe avere l'imprenditore: capacità di semplificazione e portarci, semplificare, cioè riuscire a spiegare le cose con poche parole, se dovrebbe. Secondo, avere il senso delle priorità. Sapete cosa vuol dire il senso delle priorità? Cosa fare prima, cosa fare dopo? Tipo la mattina, prima fare la doccia e dopo vestirsi, perché se prima ti vesti e poi fai la doccia è un casino. È un casino, poi cominci a dare colpa al mondo, che hai sbagliato, perché c'è la burocrazia, perché eccetera, e il cambio alla fine non guardate che scegliere cosa fare al mattino. Avere la capacità di prendere un piccolo foglio bianco, scrivere 1, 2, 3, 4, 5, sapendo che magari puoi fare 10 cose nella giornata e non le 100. C'è un sindaco. Tutte le mattine si vogliono 250 cose da fare, devi scegliere quelle 10 che riesci a fare. E non vado scritto in ordine di importanza, vado scritto in ordine in modo tale che una è incastrata, poi ce la fa tutta. Quindi, avendo questa caratteristica di imprenditore, cioè io ci provo, capacità di semplificazione delle problematiche, su questo dico ancora una parola, tutto complesso, avete sentito che mi hanno detto che tutto è complesso. Sempre stato complesso, non c'è una generazione di umani da 300.000 anni in questa terra, cioè quando esistiamo non sapiens, che non si sia trovato di fronte a delle robe complesse. Pensate quando hanno inventato il fuoco, che roba era il fuoco? Poi ne parliamo, uscite quindi, pensate lì, sono inventato la parola lì, con carne, si cucinava, da voglia, scrittura, quando hanno inventato scrittura, drammatica, tipo oggi che stiamo passando dal ragionamento analogico a quello digitale, c'era qualcuno, per esempio, tra cui Socrate, l'artista, che scrittura ucciderà il mio mondo, la scrittura stimolerà le relazioni sociali, avete già sentito, ma no? Questo quando magari i vostri genitori vi vedono fare molto, il vostro cellulare, questo mondo nuovo. Quindi complesso come sempre. La risposta che mi sono dato è che voi, rispetto ai trentenni, quarantenni, siete già nati nella merda. Siete la prima generazione dell'università della merda. Cioè la prima generazione che non ha la certezza, come avevamo noi, io parlo di 60 anni, 50 anni, 40 anni, più o meno, di essere abbastanza sicuri di avere maggior benessere dei propri genitori. È una roba, guardate, è stata una novità, è solo da 70 anni che così è. Perché non è assolutamente certo che ogni generazione è stata meglio dei propri genitori in questi 300.000 anni, è fatta così. Medioevo è stato terribile rispetto per ogni numero del mondo, parlavamo. Poi ci sono tornati primi con gli scimmie. Poi abbiamo piantato un casino, 600, 700, mi sono tornati in fondo, dicevamo giocando con in piazza, quello che mistero. Quindi è magnifico per voi essere già nati nella merda, perché dovrete tirarvi sulle maniche, lo farete. Ed è paradossale che uno della mia generazione venga qui a dovermi dare dei consigli. Io non mi darò più il suo consiglio,